Salve a tutti e bentrovati. Il 27 gennaio è il giorno della memoria, è il giorno in cui l'Armata Rossa libera Auschwitz. È una data simbolica, è una data simbolica per ricordare lo sterminio sistematico, per descrivere quanto è accaduto e per combattere che questo possa accadere di nuovo. Abbiamo oggi due strumenti fondamentali. La prima è la definizione giuridica internazionale di genocidio. È stata coniata da un avvocato ebreo di origini polacche, Rafael Lemkin, nel 1944. Viene applicata per la prima volta dal Tribunale di Norimberga contro i criminali nazisti ed oggi la definizione di genocidio ci aiuta a definire che cosa succede nel mondo che ci circonda e diventa uno strumento a disposizione del diritto internazionale, ma c'è un altro elemento che è assolutamente fondamentale ed è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Con essa tutti gli uomini, non in quanto cittadini, ma tutti gli uomini in quanto tali, ogni donna, ogni bambino, ogni essere umano nasce libero in dignità e diritti. E questo è il passaggio fondamentale che ci consente di lavorare oggi nel presente per un'eguaglianza sostanziale di tutti quanti, dei cittadini del nord e del sud del mondo. 10 dicembre 1948 è appunto la data della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Si è titolare di diritti in quanto esseri umani e non solo in quanto cittadini. Grazie.